Amici e amiche di Isola Libero, ben trovati al nostro TG in apertura La Cronaca. Terremoto a Palazzo Chigi in seguito all'inchiesta sugli appalti per l'estrazione del petrolio in Basilicata che coinvolge Gianluca Gemelli, compagno dell'ormai ex ministro dello sviluppo economico Federica Guidi e che ha portato anche all'arresto dell'ex sindaco di Corleto Perticara, Rosaria vicino del PD e di 5 dipendenti Eni. La produzione di petrolio in Val d'Agri, pari a 75.000 barili al giorno, al momento è sospesa. Ad annunciarlo è stata la stessa Eni dopo gli arresti, confermando anche la sospensione dei lavoratori agli arresti domiciliari. Tra lunedì e martedì prossimo, intanto, cominceranno a Potenza gli interrogatori di garanzia delle persone coinvolte nell'inchiesta sulla gestione delle risorse petrolifere e che in totale ha portato a 6 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, 2 divieti di dimora e la sospensione delle attività per 6 mesi per 2 imprenditori. Continuiamo ancora con La Cronaca. Accusati a vario titolo di reati fiscali, 5 imprenditori del Lago Negrese sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza che ha eseguito sequestri per l'equivalente di 12 conti correnti bancari e postali e di un terreno per un valore complessivo di circa 400.000 euro. In particolare, le indagini sulle attività dal 2012 al 2015 degli imprenditori operanti a Lauria, Francavilla, Insigne e Senise hanno permesso di scoprire che un'impresa di Lauria ha omesso di dichiarare al fisco fatture del 2012 e del 2013 per un totale di oltre 1 milione di euro. Voltiamo pagina, ammonta a 304 il costo totale dell'acqua in Basilicata rispetto ai 376 euro di media nazionale, tariffa stabile rispetto al 2014. Sono i dati dell'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva che per l'11° anno consecutivo ha analizzato i costi sostenuti dai cittadini per il servizio idrico integrato nel corso del 2015. Nel 2007 la spesa ammontava a 224 euro con un aumento quindi in 8 anni del 35,7%. Nel triennio 2016-2018 il Comune di Matera investirà 100 milioni di euro per interventi in opere pubbliche con l'obiettivo di migliorare la dotazione di infrastrutture e servizi anche in funzione di Matera Capitale Europea per la Cultura per il 2019. Lo ha annunciato il sindaco Raffaello De Ruggeri in una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche alcuni assessori. Grazie per averci seguito, il nostro TG torna la prossima settimana.